Bentornati ad una nuova puntata di Cucina con un click. Siamo nelle cucine del Magic Hotel con gli chef Angelo e Alessandro, che oggi ci proporranno un secondo piatto a base di carne. Di cosa si tratta? Un filetto alle castagne. Ecco, quali sono gli ingredienti? Un contorno di patate a forma di fungo. Gli ingredienti sono un filetto di bovino, del burro, del brandy, della farina, le castagne, prezzemolo, patate. Allora, come prima cosa mettiamo a cuocere le castagne, perché ci vuole di tempo per la cottura. Ecco, si può parlare di dosi a persona o a discrezione? Meno male, 3-4 castagne a porzione dovrebbero bastare. Adesso Angelo si va a vedere come si fanno le patate a forma di fungo. Prendiamo la patata, precedentemente lavata, e la cominciamo a tornire. In questo modo, in modo che gli diamo una forma. Ecco, ci vuole un coltello particolare. È uno spelucchino a lama ricurva. Facciamo sempre lo stesso procedimento, andiamo a arrotondare in modo che risaltiamo la forma di un fungo in questo modo. Dopodiché la tagliamo a metà e la mettiamo a cuocere in acqua precedentemente salata. Poi la mettiamo nel forno e la facciamo cuocere a 180 gradi per 11 minuti. Nel frattempo sono cotte le castagne. Quanto tempo dovrebbero bollire le castagne? Dipende molto dalla grandezza delle castagne. Queste piccoline, 20 minuti, 25 minuti, mezz'oretta ce la fanno. Ma più sono grandi, più hanno bisogno di tempo per cucinare. Poi vanno sbucciate. Pelate, tolte anche la pelle perché è amara. Mentre Angelo continua a pelare le castagne, noi cominciamo a rosolare il filetto nella padella. Prendiamo un po' di burro e lo facciamo sciogliere. Adesso prendiamo la carne, si infarina, si toglie quella in eccesso e si mette nel burro e si fa rosolare. L'infarinatura a cosa serve? Per far creare una crosticina intorno alla carne e non far fuoriuscire il sangue, così resta più tenera. Si sala. Che tempo di cottura avrà questo filetto? Il filetto va mangiato al sangue, quindi va come cottura, ci avrà 3-4 minuti. L'importante è non mai schiacciarlo quando cuoce, ma deve cuocere piano piano. Quando è rosolato lo flambiamo con il brandy. Mettiamo le castagne tagliate grossolanamente. Aggiungiamo un po' di brodo vegetale, di carne. E lo facciamo cuocere. Facciamo finire la cottura. Mettiamo una goccia di prezzemolo che dà colore. Con il filetto che ho cottura ultimata, spegniamo il fuoco. Nel frattempo la patata è cotta, la prendiamo per impiattare. Mettiamo il filetto. Castagne. E prendiamo le patate. Ed ecco il filetto alle castagne con patate a fungo. Vicino a questo filetto di vitello, inevitabile un accostamento con il vino. Chiediamo a Biagio Marino cosa ci consiglia. Vicino a questo piatto fatto con prodotti locali, abbiniamo un altrettanto vino locale, un Aglianico Tempere della famiglia Pica. Questa è un'annata 2009,
è stata un'annata, diciamo, un po' piovosa, però l'Aglianico in questione è riuscito comunque ad esprimere un buon carattere, un vino di corpo, diciamo, un bel rosso rubino, bei profumi speziati, e si abbina sicuramente bene con questo piatto che abbiamo fatto. E alla salute!